Eccoci qui, collegati in questa serata particolare, complicata, importante per la politica italiana. Ci sono tantissime cose da dire, tantissime cose da raccontare, da analizzare. Vedo che siete già tantissimi, più di 100 collegati. Ci raggiungerà tra un attimo Giovanni Diamanti. Intanto un saluto a tutti voi che ci state raggiungendo. Mi raggiungerà Giovanni Diamanti. Vi ricordo che insomma già abbiamo fatto venerdì sera una riunione simile, una diretta simile e era stata anche lì serale, anzi un po' più tardi, verso quasi mezzanotte, e avevamo un po' visto alcune possibili opzioni, alcuni possibili esiti di questa crisi di governo. Questa sera abbiamo elementi per dare qualche elemento in più, per dare qualche notizia in più, qualche scenario. Intanto c'è un nome importante, un nome nuovo, anche se nuovo non è perché era stato fatto tante volte in passato, il nome di Mario Draghi. Intanto un saluto a tutti voi che vi state collegando. Ovviamente l'invito è a condividere la diretta con tutti i vostri amici appassionati di politica insomma, per la possibilità di parlare e confrontarsi. Intanto, se avete domande, scrivetele. Vedo domande anche a tema Interjuve, ma insomma, no, non penso che sia il tema che interessa a voi, al grosso del pubblico. Sta arrivando Giovanni, vedo che siamo 250, quindi veramente tantissimi. Intanto, che cosa è successo? Io direi di partire da una sintesi di quello che è capitato. Oggi c'era il giorno decisivo per il cosiddetto mandato esplorativo di Fico. Intanto è arrivato Giovanni. Adesso nella diretta, eccolo qua. Eccolo qua che si sta collegando Giovanni Diamanti. Eccoci. Ciao Giovanni. Buonasera a tutti. Molto Reduce anche tu dalla partita, ovviamente. Abbiamo messo soddisfatto. soddisfatto per la partita, il Ebbene, resto lo vedremo. il resto lo vedremo. Senti Giovanni, stavamo iniziando un po' un riepilogo. Oggi era il giorno decisivo per il mandato esplorativo di Fico, che è andato da Mattarella e gli ha detto non c'è l'unanimità su niente. A quel punto Mattarella ha detto non c'è una maggioranza Sarà la politica. seconda volta che a Fico non va molto bene il carico esplorativo. Esatto, Fico aveva già avuto un incarico simile, un mandato nel 2018, e Mattarella ha detto a questo punto o si vota subito o si fa un governo subito. Ha detto una serie di motivi per cui non si può votare o è consigliabile non votare, situazione sanitaria, emergenza economica, e ha detto a questo punto rimane l'opzione di un governo immediatamente in grado di affrontare i problemi del paese. E pochi minuti dopo il portavoce Giovanni Grasso ha annunciato che Mattarella ha convocato per domani alle 12 al Palazzo del Quirinale Mario Draghi, il professor Mario Draghi. Stupito da questo sviluppo così rapido dopo diversi giorni di mandato esplorativo di fatto. In poche ore si è passati da un possibile accordo all'archiviazione dell'esperienza Conte e un nuovo potenziale premier. Che ne pensi? Ma sì, forse un po' stupito dalla velocità, quello sì, però devo dire che evidentemente Mattarella in questi giorni non è rimasto fermo e aveva comunque lavorato, aveva già contattato evidentemente Draghi per tenersi un piano B, evidentemente non era così sicuro del piano A nemmeno lui. Però sì, non mi aspettavo una cosa così veloce, adesso bisogna vedere se andrà Sembra in così porto. rapidamente anche il resto. C'è qualche dissenso nei 5 Stelle, vediamo quanto pesa, vediamo quanto dura. Poi, insomma, diciamo che ancora non vedo certezze, però mi pare che ci sia stata una proposta molto rapida di Mattarella, un'iniziativa molto rapida, come dice lui.
Tra l'altro, ieri il Quirinale aveva smentito contatti con Draghi e poi oggi è arrivato l'incarico. Ovviamente non è detto che ci fossero stati ieri questi contatti, ma la tempistica colpisce, no? Sì, diciamo che è evidente che non sia rimasto proprio fermo, ecco. Sì, c'è una dichiarazione, mi segnala il nostro Francesco Cianfanelli, dichiarazione del 31 gennaio, per la verità, di 2 giorni fa, di Tabacci, che diceva: il Colle ha messo parola fine su Draghi, e invece parola fine non era, evidentemente. Prima di arrivare a Draghi, ci sono tantissime domande su Draghi, se può avere la maggioranza, se possono esserci degli ostacoli. Partiamo dallo sconfitto di questa crisi, che indubbiamente è Giuseppe Conte, Direi proprio di sì. che salta in un certo senso. Dopo questa crisi piuttosto complicata, per volontà di Renzi, cioè fino all'ultimo Renzi non ha ceduto, ha tenuto il punto e oggi ha fatto saltare il banco. Te lo aspettavi? Era una delle opzioni in campo e lo sapevamo. Io, se devo essere sincero, adesso gli ultimi 2 o 3 giorni mi sembrava. Non mi sembravano più così positivi verso Conte, ma cioè, Renzi era quello che rischiava più di tutti, perché se si fosse tornati al voto non avrebbe avuto nemmeno la garanzia di rientrare in Parlamento, anzi, escludo, ci sarebbe tornato con le proprie forze. Però ci ha giocato molto e alla fine ha vinto questa partita. Per Conte è il peggior scenario possibile. Nel senso che uno è stato oggettivamente fatto fuori, due è stato anche già archiviato perché il titolo dei giornali è su Draghi e non è su di lui, o Qua quasi quantomeno. non se ne parla più da Esatto, è domani. stato archiviato in 5 minuti con questa mossa di Mattarella. Comunque, le elezioni a me insomma, ci sono diversi, mi pare che i partiti domani e dopodomani si muoveranno un po'. Le elezioni però Mattarella le ha un po' allontanate e con elezioni allontanate non è più all'ordine del giorno probabilmente neanche un partito di Conte, che non sappiamo se riuscirà a mantenere centralità mediatica da qui al voto. E veramente l'unica opzione che mi viene in mente per lui è quella di fare forse il leader dei 5 Stelle, 5 Stelle che peraltro cioè di un qualcosa che sta perdendo un pezzo al giorno praticamente, quindi. No, 5 Stelle che questa oggi è una di quelle giornate in cui poi ci sono più notizie di quanto il tempo di darle consentirebbe, ma oggi c'è stata un'uscita importante dai 5 Stelle, Carelli, Emilio Carelli, che Nel ha in realtà 2018 era uno dei parlamentari di punta dei 5 Stelle. altro che, e Carelli ha anche indicato la formazione di questo nuovo progetto moderato che sembra guardare al centrodestra. Carelli alla Camera, un deputato, quindi Però diciamo la partita è più sul Senato, no? ha detto di avere interlocuzioni con altri parlamentari 5 Stelle. Esatto, Vediamo se lo seguiranno, però. a noi risultava anche nella giornata di oggi che insomma, fossero probabili uscite nei prossimi giorni dal 5 Stelle verso il centrodestra, anche al Senato, che poi è la Camera più importante, no? in questa fase. E quindi il 5 Stelle ha perso dei pezzi e per la verità oggi si trova in una seria difficoltà con il nome di Draghi, perché lo sottolineavo poco fa su Twitter. Ovviamente seguiteci su Twitter, per avere informazioni, analisi. Su Twitter facevo notare che, dati SVG di qualche giorno fa, il consenso per Draghi nell'elettorato 5 Stelle non è alto, 40% contro, per capirci, l'80% tra gli elettori del PD. Cioè una figura, quella di Draghi, più difficile da digerire per gli elettori 5 Stelle, e iniziano ad esserci voci di possibili screzi, possibili dissidi all'interno del movimento di fronte a questo nome. Secondo te c'è la possibilità di una scissione, di un'implosione del movimento dopo che è saltato quello che veniva indicato da molti come l'unico punto di tenuta per i 5 Stelle, cioè Conte? Ma devo dire che non sarebbe una grande notizia un'ulteriore scissione dei 5 Stelle ormai.
È possibile, sì, è un momento abbastanza di cambiamento radicale per i 5 Stelle questo. E probabilmente diventa anche, insomma, con un risultato eccezionale, le ultime politiche avevano acquisito una centralità parlamentare e nei governi decisiva, adesso diventa più difficile. Diventa più difficile per i 5 Stelle avere un ruolo di leadership in un governo Draghi. Probabilmente per Certo. chiunque diventa difficile avere un ruolo di leadership in un governo Draghi. No, è verissimo. Cioè, va detto poi sui 5 Stelle una cosa che ci era capitato di sottolineare nelle scorse settimane, cioè che alla fine i 5 Stelle probabilmente si sarebbero fatti andare bene anche qualcun altro e non solo Conte, no? Di fronte alla possibilità di elezioni anticipate. Vedremo come si Adesso comporteranno vediamo Meloni e appunto. Draghi. C'è Zingaretti che dice. È stato fatto di tutto per ricostruire la maggioranza. Il presidente Mattarella ha posto rimedio al disastro provocato dalla irresponsabile scelta della crisi. Da domani saremo pronti al confronto per garantire l'affermazione del bene comune del paese. È chiaro che il PD è un interlocutore necessario per un governo Draghi. Sì. Tu che maggioranza ti aspetti se, ovviamente, se Draghi procede come è verosimile? L'attuale maggioranza più Forza Italia? È questo il perimetro a cui dobbiamo guardare? Beh, ci sono tanti senatori sparsi e piccoli gruppi che non escluderei. Nel senso che sicuramente Toti ha già detto che ci starà, non sono tanti parlamentari, però anche a livello simbolico, un pezzo di centrodestra che ha già aderito. L'UDC, c'è l'UDC, sappiamo che ha 3 senatori e quindi sarà comunque non irrilevante. Quindi mi aspetto sì che Forza Italia ci stia, mi aspetto che ci siano singole adesioni di peso. Vediamo, non mi aspetto molto altro però. Cioè, nel senso che Fratelli d'Italia mi stupirebbe veramente molto. La Su Lega questo ci penso sono che delle oggi sia molto situazioni. in difficoltà. Questa è una proposta che, secondo me, spiazza e mette in difficoltà la Lega. Sì, mette in difficoltà la Lega e il centrodestra perché potenzialmente Draghi è un nome che disarticola un po' quello schieramento. Potremmo anche avere una situazione in cui il centrodestra assume tre direzioni diverse, cioè Forza Italia a favore, la Lega astenuta e Fratelli d'Italia contro, per quanto ne sappiamo. Sarebbe il peggior scenario possibile dei 5 Stelle. Prima ci dicevamo come per i 5 Stelle, per il centrodestra. Prima ci dicevamo come battuta che questa mossa di Mattarella, scompagine dei 5 Stelle, scompagine del centrodestra. Alla fine il centrosinistra non era mai riuscito a mettere così in difficoltà 5 Stelle e centrodestra assieme. Paradossalmente è vero, è così. Abbiamo la prima pagina del Fatto, che è interessante perché il Fatto ha avuto un ruolo, direi, non solo di racconto di questa crisi, ma diciamo che secondo molti analisti, attraverso il suo direttore Travaglio, ha avuto un ruolo abbastanza diretto nella determinazione della linea di Conte, no? E diciamo che visti i risultati, forse avrebbe fatto meglio a valersi di altri consiglieri, ma questa è una mia valutazione personale. Questo è il Fatto di domani. Renzi ci regala l'ammucchiata. Arriva Draghi, Mattarella convoca l'ex capo della BCE, fa esplodere tutto. Diciamo che la linea del Fatto era molto contiana, no? Molto anti-renziana. E Travaglio e Fatto erano piuttosto certi che in realtà Conte avrebbe archiviato Renzi. Sembra che sia invece accaduto il contrario. E qui l'editoriale di Travaglio dice un no gentile ma netto. Insomma, mi sembrava utile darvi questa prospettiva. Passiamo Non è a una. irrilevante la posizione del Fatto Vai. Quotidiano, probabilmente per i 5 Stelle di oggi. Peraltro, sai. Dai nostri dati, analisi che avevamo fatto a inizio legislatura, era uno dei media maggiormente Assolutamente, ricordo bene. impattanti, con maggiore capacità di influenza sul Movimento 5 Stelle, sugli eletti del Movimento 5 Stelle. Sì. Avevamo fatto questa indagine con gli amici di Cattaneo Zanetto su come si informano i parlamentari ed era uscito un peso importante ovviamente per il fatto. PD.
Giovanni, il PD si è un po' impiccato a Conte, no? All'inizio ha sempre detto avanti con Conte, in un certo senso sposando la linea 5 Stelle, ha detto più volte non ci sono alternative a Conte, ha fatto trapelare anche l'ipotesi del voto, insomma, alla fine deve un po' accettare, non so quanto volentieri, questo scenario. E paradossalmente è il secondo governo, se Governo Draghi sarebbe il secondo governo in cui il PD di fatto è uno dei principali sostenitori, ma che in un certo senso subisce, almeno nella Certo. sua componente zingarettiana. Cosa ne pensi? Ma è evidente che questa componente zingarettiana è maggioritaria nel partito, come abbiamo visto nell'ultimo congresso, non è maggioritaria nel Parlamento, nel senso che le liste per le elezioni politiche del 2018 sono state fatte non da Nicola Zingaretti, ma da Matteo Renzi, che non ha la maggioranza nei gruppi parlamentari. Quindi comunque deve fare i conti con questo aspetto. Poi sì, il PD è rimasto fedele a una linea, quella di un nuovo governo Conte, una linea che ha perso, però ovviamente il Partito Democratico, per il suo posizionamento, la sua storia, non può non seguire quella che è la linea del Presidente della Repubblica, quindi sarà sicuramente la prima forza politica ad accodarsi a un governo a guida Draghi, Abbiamo proposto dal Presidente. due prime pagine, facciamo una specie di piccola rassegna stampa improvvisata, visto che ci arrivano le prime pagine. Ringrazio Martina Carone che ci sta aiutando su questo. Beh, il foglio sicuramente da tutt'altra angolazione rispetto al fatto, ci racconta del sogno del governo Draghi. Renzi abbatte Conte, tocca a Draghi, il Colle si appella a tutti i partiti per il governo istituzionale. Mattarella chiama Draghi, prende a sberla il partito del voto e mostra all'Italia la gran stagione del futuro. Questo dice il foglio. Abbiamo anche il La giornale, linea è un così po' vediamo. diversa da quella del fatto, noti? Sì, leggermente, leggermente. Il giornale, direi entusiasticamente con, draghiano, non l'avrei detto, forse in questi termini, finalmente Draghi, giallorossi a casa. Addio Conte, governo del presidente, Renzi fa saltare il tavolo, Fico si arrende. Oggi l'incarico a Draghi, Beh, così se il dice il fatto ci può giornale. anticipare qualcosa. Di almeno un pezzo delle 5 Stelle, il giornale ci anticipa qualcosa di vicino a Forza Italia, ecco. Altro che anche se diciamo che colpisce, almeno a me colpisce questo entusiasmo così marcato, così netto, no? Sono d'accordo, anche il foglio, devo dire, nei giorni scorsi non mi era sembrato particolarmente anticontiano, ecco. No, anzi, Quindi anzi. vederlo così entusiasta comunque può sorprendere, anche se in realtà è assolutamente in linea con quella che è la storia e la linea politica del Foglio. Altro che Foglio ha sempre avuto una linea chiaramente favorevole a Draghi, diciamo che recentemente aveva espresso visioni non così lontane da quelle di Conte. Paradossalmente contro Renzi, che invece è stato un riferimento per molto tempo del Foglio, e rapidamente lo riscopriamo nuovamente come nella sua storia draghiano. Ci sono un Ma sacco di domande, Giovanni, hai voglia di te ne aggiungo una io e ti chiedo, ma vai. tu invece come la vedi a livello di maggioranza parlamentare? Sarà tranquillo, Draghi? Ma diciamo che se l'assetto che si immagina è PD, 5 Stelle, Italia Viva, LeU, responsabili per così dire, e Forza Italia, a meno di clamorose spaccature nel 5 Stelle, dovrebbe essere una maggioranza piuttosto tranquilla, anche perché l'aspettativa, a quanto vedevo, è che la Lega possa astenersi, non votare contro, e questo renderebbe, diciamo, la fiducia, una formalità, perché poi di fatto l'unico partito a votare contro sarebbe Fratelli d'Italia. Chiaro che facciamo i conti senza l'oste, non abbiamo ancora in Certo. mano i numeri e le posizioni dei partiti. Devo dire, di quelli che hai Sul... citato, oltre ai 5 Stelle, l'EU comunque forse non è scontata. Vero, è anche vero che pesa molto poco negli Certo. assetti parlamentari, quindi diciamo che se si imbarca Forza Italia e si perde l'EU, potrebbe non essere un saldo drammatico, anzi, numericamente ovviamente. Sì, no, ovviamente per quello, però. Decisamente i numeri propendono per Forza Italia in Parlamento.
Ti propongo, Giovanni, se vuoi qualche domanda, ce ne sono Vai, tantissime. vai. Allora, Stefania effettivamente mi ricorda un tweet che avevo fatto qualche giorno fa, quando diciamo, la situazione era precipitata in questa crisi, avevo detto, ma uno che ha 73 anni è stato governatore della Banca d'Italia, presidente della BCE, ma chi glielo fa fare? Stefania chiede, hai cambiato idea dopo quel tweet, pensi che adesso sarebbe la scelta giusta per Draghi? Questo non lo so, evidentemente se Draghi si è reso disponibile all'incontro di domani col presidente Mattarella è perché insomma, ritiene di avere qualcosa da dire. È anche vero che è difficile rifiutare, no, Giovanni, una chiamata dal Quirinale. Poi noi non abbiamo elementi D'accordo. certi per dire che ci sarà un governo Draghi, che Draghi scioglierà la riserva, che ci sarà una maggioranza. Continuo a pensare che per Draghi non sia semplice navigare in un assetto politico così frammentato e così impazzito come quello che abbiamo visto. Tu, mettendoti nella prospettiva di Draghi, come la vedi? Cioè, In che senso? se tu fossi Draghi, no? Non Che rischi sarei vedresti? tranquillissimo comunque, adesso a livello proprio di battute, mi pare che nelle ultime settimane abbiamo capito che nella politica italiana è difficile rimanere sereni quando c'è Matteo Renzi in campo, ma al di là di queste battute sullo stai sereno, è una grande opportunità, una grande occasione. Sono d'accordo che un profilo di prestigio europeo a questi livelli come il suo non possa però buttarsi nella mischia politica con una maggioranza ristretta e con un'opposizione molto forte. Draghi ha senso se riesce uno a scompaginare le coalizioni e quindi a mostrarsi super partes, perché anche avesse una maggioranza politica ma esclusivamente riconducibile al centro-sinistra, comunque per lui è cambiare un po' il proprio profilo e non so se lo farei con un Parlamento così, così diviso. E poi ricordiamoci che Draghi ha un profilo, e la sua forza è il fatto di avere una forza appunto al di fuori dell'Italia, ma per mantenerla non può farsi mettere in scacco da piccoli partiti o da singoli parlamentari. Tra l'altro Marco Di Fonso di Sky TG24, che salutiamo e ringraziamo sempre per il suo lavoro così prezioso, twitta che appunto al Senato se si tolgono 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia non c'è una maggioranza perché si arriva a 145. Lo stesso Marco Di Fonso dava conto prima di fonti 5 Stelle che sembravano suggerire una compattezza contro Draghi, Sono onestamente. forse le stesse fonti che assicuravano i 170 senatori Chi lo sa, per la fiducia a Conte. c'è anche una guerra di spin, no? Come ormai abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, diciamo che capire cosa effettivamente accadrà, magari richiede ancora qualche ora o qualche giorno. Poi, un sacco di commenti. Intanto le bimbe di Mario Draghi ci salutano, è il loro Salutiamo giorno, cordialmente, è il loro momento. è il vostro momento. Poi abbiamo Mattia, dice rischio spaccatura della Lega. Beh, non si può escludere, la Lega è in uno scenario complicato. Poi io penso che prevarrà comunque una scelta unitaria all'interno della Lega, quantomeno. Sicuramente è nelle cose una spaccatura del centrodestra su questo governo, no? Già Toti si è staccato e ha detto sì senza attendere. Ora, ma nelle ultime settimane non ha avuto una centralità mediatica particolarmente rilevante, Toti, però insomma, fino a un anno fa veniva raccontato da tutti come la quarta gamba del centrodestra. Forza Italia, insomma, secondo me la pagina del giornale, la prima pagina del giornale ci dà un'indicazione. E dall'altro lato io sono abbastanza convinto che Fratelli d'Italia non sosterrà Draghi. Sei sicuro? No, Non pensi che possa no, astenersi? non sono sicuro. Comunque l'astensione non è sostenere. Però non sono sicuro che non lo sosterrà, ma ne sono abbastanza convinto comunque perché è cresciuto molto il partito di Fratelli d'Italia negli ultimi 2 anni ed è cresciuto soprattutto grazie a una coerenza forte nel dire no a ogni governo nel porsi come opposizione favorevole solo a maggioranze di centrodestra.
quella posizione politica ha pagato, certo, Draghi non è Conte, però secondo me in un momento così di ascesa è difficile cambiare radicalmente la linea politica. Ma c'è una cosa che effettivamente ci chiedono in molti e su cui non abbiamo una risposta, ovvero, ma questo governo, in ipotesi, è un governo, diciamo, tecnico con ministri tecnici come Monti, o è un governo con una guida potenziale tecnica come Draghi, ma ministri politici, come può essere richiamato il caso Ciampi, che peraltro è anche lui stato governatore della Banca d'Italia? Non abbiamo una risposta, al momento non ci sono elementi su questo. E quindi in realtà sono aperte entrambe le strade. Tu hai Non lo aspettative su sappiamo, questo? non lo sappiamo. Io, se devo dire intuizione mia, dal tono del presidente, mi aspetto un governo puramente tecnico. Ma è proprio un'intuizione, una lettura tra le righe che può essere assolutamente sbagliata di quanto ha detto Mattarella, che però non si è espresso su questo, quindi non lo sappiamo. Però a me sembrava di intuire questo. Non so, tu se hai avuto sensazioni diverse. Anche a me ha dato quell'impressione, Che non è nulla oltre all'impressione, però. è vero che Mattarella ha detto l'attuale maggioranza era l'unica possibilità per un governo a base politica e poi ha parlato diciamo, di un governo immediato che poi si è scoperto diciamo, rispondere al nome, all'identikit di Draghi. Quindi fa un po' pensare che potrebbe esserci in ipotesi un governo tecnico. D'altra parte, un governo tecnico, no? Un governo Draghi, se, ripeto, questo scenario si concretizza, tu lo vedi come un governo che può andare avanti 2 anni e oltre fino alla fine della legislatura? Se Draghi sarà un presidente con un profilo politico marcato, nel senso con una che cercherà una che manterrà una centralità mediatica forte, non lo escludo. Detto questo, non è un Parlamento che ti può garantire stabilità, non è facile durare 2 anni con un Parlamento così. Però in questo momento non me la sento di escludere nulla. Tra l'altro, a livello di fantapolitica, tu immaginati se il governo Draghi fosse un governo sostenuto da tutto il centrodestra in blocco, da tutto il centrosinistra in blocco, con unica opposizione 5 Stelle. Sarebbe un ritorno al passato suggestivo e Magari, divertente. è vero, magari sarebbe l'unico modo in cui 5 Stelle potrebbe ricostruirsi, Sì, e no? tenersi Un'identità. unito in quello che è rimasto. Probabilmente recupererebbero anche qualche dissidente, magari perderebbero qualcosa comunque, però. L'altro, intanto sto scorrendo i commenti, vedo tante domande a cui in parte abbiamo già risposto. C'è chi dice che la Lega voterà invece a favore del governo Draghi. Ma poi Giacomo Salvini, pensa se vai. tra un anno ci ritroviamo a parlare dopo il partito di Conte anche del partito di Draghi. Veramente in Italia può succedere di tutto e ormai fare il nostro lavoro è semplicemente esporsi a errori, previsioni assurde, discussioni di fantapolitica e spot-off. Però un bel lavoro, È quindi. vero. È vero, diciamo che i precedenti di Dini e di Monti, no, fanno pensare che chi arriva a Palazzo Chigi in queste modalità o in modalità simili poi spesso si appassiona al gioco politico e quindi poi prova a mettersi in gioco direttamente con una propria lista. Giacomo Salvini, che saluto a dispetto del nome, insomma, no, non ha a che fare con il segretario della Lega. Ed è un giornalista del Fatto, peraltro, che abbiamo citato prima, ci chiede, secondo voi, al netto dei giudizi degli analisti politici, la mossa di Renzi che effetto avrà sul suo consenso immediato? Mia idea, non so Giovanni se la pensa allo stesso modo, non penso avrà un effetto enorme, penso che Renzi ormai non giochi quella partita lì, non gioca la partita del consenso. Tu come la vedi? Mi aspetto sinceramente che Matteo Renzi possa crescere leggerissimamente, che parte da livelli veramente bassissimi di fiducia, poco più del 10%. Mi aspetto possa salire leggermente, magari per qualche anticontiano molto soddisfatto da questa manovra. Non mi aspetto cambiamenti per Italia Viva, sinceramente. Dai, la Comunque. possibilità è che
porti dentro un pezzo di opinione pubblica filo Draghi, chi lo sa, non lo so, questa è una Vediamo se riesce a possibilità. intestarselo. Oggi sicuramente una sua vittoria. Vediamo quanto riuscirà a intestarselo. Di sicuro con i media ci sa fare. Però c'è un'opinione pubblica così anti-Renzi in questo paese che io vedo difficile una crescita vera per Renzi. Sono d'accordo. Davide dice: se Draghi non riuscisse ad avere una maggioranza solida, si andrebbe al voto o Mattarella darebbe il mandato a qualcun altro, tipo Cartabia, Cottarelli? Chi lo sa? Potrebbe esserci uno scenario simile al 2018, quando saltò il banco, Mattarella convocò Cottarelli. Peraltro Cottarelli non era riuscito ad avere l'appoggio di nessuno, no? In Parlamento. E lì si verificò la possibilità di un governo di fatto senza alcuna base parlamentare, un precedente anche curioso, però d'altra parte qualcuno deve guidarlo, no, il governo, quindi chi lo Sì, sa. è vero. Veramente sono giorni Con incredibili. molti Sì, dubbi e sono poche giorni certezze. senza alcun tipo di certezza, proprio direi. Angelo, che saluto, dice forse off topic, ma in realtà no. Che ne sarà dell'accordo sul proporzionale in caso di governo Draghi? Effettivamente il proporzionale era un po' lo schema, no, di Conte. Se si va su Draghi, magari questa cosa cambia. Ma cambia Potrebbe tutto in essere generale lo scenario politico. potrebbe essere anche, Giovanni, uno dei dossier su cui si costruisce la trattativa nei prossimi giorni, quello della legge elettorale. Certo, però c'è un altro tema su cui c'era una maggioranza che aveva comunque un accordo di fondo, e, anzi, era nata per quello e oggi si riapre tutto, dovesse cambiare la maggioranza, cioè il Presidente della Repubblica. Se cambia la maggioranza, saltano un po' di opzioni. Se cambia la maggioranza, è difficile immaginarsi un Presidente della Repubblica imposto da un'asse Italia Viva PD Movimento 5 Stelle, che già aveva una maggioranza ristretta. Decisamente, decisamente. Adesso tra poco poi andiamo a chiudere. Beh, Peo, mitico Peo, chiede appunto come entra in questo contesto. Legge elettorale, l'abbiamo già detto, e l'elezione del Presidente della Repubblica. Ottima domanda. È chiaro che, insomma, con un nome come Draghi, in campo salgono molto le sue chance per il Quirinale nel 2022. Questo, peraltro, Giovanni, sarebbe un fattore che mette Farebbe anche una scadenza al suo governo. e magari anticiperebbe appunto questo voto previsto per il 2023. Chi lo sa, chi lo È sa. un'opzione possibile, però veramente dovesse saltare Draghi, comunque, cioè dovesse saltare, non dovesse alla fine diventare Premier, comunque per me oggi è un nome che rimarrebbe papabile come Presidente della Repubblica, comunque. È un nome grosso, decisamente, e che ha anche una sorta di investitura istituzionale con questa chiamata da parte di Mattarella. Qualche domanda? Conte sindaco di Roma? Chi lo sa, chi glielo fa fare, no? Qualcuno potrebbe dire. Chi lo sa? Proprio Chi non lo sa? ho. Io Non rilancio abbiamo. la suggestione Conte leader 5 Stelle. Ok, forse meglio. Poi abbiamo. Beh, Draghi punta al Colle tra un anno, l'abbiamo detto, è chiaro che è un Non so nome. se punti, di sicuro molti lo puntano. Poi abbiamo un governo tecnico avrebbe i numeri senza i 5 Stelle, forse, nel senso a quel punto dipenderebbe dalla Lega sostanzialmente, no? Esatto. Questo è un po' il conteggio che si fa in queste ore. Scissione nei 5 Stelle, lo abbiamo accennato prima. Per i 5 Stelle questo, almeno a mio parere, Giovanni, è uno scenario davvero molto, molto pericoloso per la loro stessa sopravvivenza politica, perché di fronte a un nome come Draghi fanno fatica e qualunque scelta assumano è una scelta complicata. Salta Conte, che era un po' il loro riferimento. È veramente una situazione difficilissima per i 5 Stelle. Sì, condivido.
Draghi sarà nominato prima di ricevere incarico senatore a vita? Non credo, peraltro mi pare che siano sei gli attuali senatori a vita, di cui Napolitano in quanto ex Presidente della Repubblica, e dunque siamo già al tetto di cinque senatori a vita di nomina presidenziale, se non ricordo male, Piano, Cattaneo, Monti, Rubbia e Segre. Sì, sono cinque, quindi non c'è la possibilità, anche volendo, di nominarne un altro. E andiamo a chiudere con un paio di domande ancora, se vuoi, Giovanni. Intanto, beh, questo scenario, Francesco dice, sarà un governo della non sfiducia? C'è questa possibilità, secondo te? Allora, secondo me no, nel senso Draghi ha bisogno di una maggioranza vera e forte. Non me lo vedo uno col suo profilo, il suo prestigio internazionale, accettare di fare il premier di un governo che si fonda sulla non sfiducia. Però posso sbagliare, eh. Certo. E c'è una considerazione interessante, prima abbiamo detto una cosa simile, è affascinante come Conte, dopo solo un'oretta, sembri già appartenere al remoto passato. Questa è insomma, anche un po' una lezione di questa crisi. Giovanni sa che io nelle ultime settimane ho insistito molto col concetto che in politica poi nessuno è insostituibile e che se si crea un vuoto, il vuoto tende a riempirsi molto rapidamente. Questo ci hanno insegnato tanti passaggi politici in passato. Chiaro che poi, per carità, Conte potrebbe avere sicuramente una voce in capitolo d'ora in poi, ma perde quella insostituibilità, quell'aura di insostituibilità totale che aveva e su cui, per la verità, sia il 5 Stelle sia settori del PD avevano impostato la risposta alla crisi aperta da Renzi in un primo momento. Giovanni, in un certo senso, Renzi ha scommesso al contrario sul fatto che ci fosse vita anche dopo Conte, no? E che quindi si sarebbe trovata una qualche soluzione anche senza Conte a Palazzo Chigi. Ha scommesso sul prosieguo della legislatura, consapevole che in Italia in qualche modo si cerca sempre di far finire le legislature. E per il momento sembra essergli andata molto bene, poi magari all'ultima curva succede qualcosa, però per il momento è andata molto bene. Diciamo, è interessante, e su questo possiamo avviarci a chiudere, i due punti di svolta, i tre punti di svolta di questa legislatura sono stati tutti a loro modo impressi da Renzi. 2018, dopo la sconfitta molto pesante alle elezioni, è Renzi a far saltare lo schema PD 5 Stelle, Fico di nuovo, e questo apre al governo giallo-verde. 2019, agosto, è Renzi a aprire allo spettacolare ribaltone, no, da giallo-verde a giallo-rosso. Renzi adesso a gennaio, gennaio-febbraio, fa saltare Conte e porta plausibilmente a Draghi. E un leader con questa, come dire, con questo track record in Parlamento, che poi però nel paese è a livelli di popolarità, come diciamo prima, estremamente bassi. Si dice, lo diceva Matteo Cavallaro nei giorni scorsi, ottimo tattico, pessimo stratega. Ti ci ritrovi? Allora, mi ci sono sempre ritrovato, qui secondo me si è dimostrato anche abile stratega perché se l'operazione Draghi va in porto, a lui è riuscita anche l'operazione sul dopo sfiducia a Conte, quindi anche oltre la tattica è riuscito a trovare una soluzione. Poi, se devo dire, il discorso è comunque più complesso. A Renzi è riuscita un'operazione molto complicata per il momento. Vediamo come andrà la svolta, appunto l'ultima curva, dicevamo, però io considero non cioè, il fatto che Renzi sia stato il key player di queste tre grandi operazioni in 4 anni, 3 anni, secondo me c'entra con il fatto che lui ha dati di gradimento bassissimi, io non ricordo nessun leader con indici di gradimento così bassi. Perché forse l'eccesso di tattica dimostra assoluta inaffidabilità e mostra di allontanare un po' la politica dalla gente comune, ecco. Questo secondo me
qualcosa che Renzi oggi faticherà a togliersi di dosso, e queste crisi hanno rafforzato questa sua percezione. E così, allora, intanto consiglio ovviamente per tutti voi, seguiteci, Dai Diamanti Non Nasce Niente, ti chiami così qui su Instagram, io a parte appunto YouTrend adesso sto usando l'account YouTrend, ma chiocciolina Lore Pregliasco qui su Instagram, seguiteci ovviamente qui e anche su tutti gli altri canali di YouTrend, perché nei prossimi giorni mi sa che insomma le notizie, le analisi non mancheranno. Grazie perché siete stati tantissimi, 300 punte di 400 e Tuttora siamo a 300 300. fino adesso, incredibile, veramente grazie infinite. La diretta la salviamo, domattina va su Spotify e su tutte le piattaforme audio in versione podcast. Giovanni, ci siamo improvvisati con questa radiocrisi anche oggi, ma il format è fortunato, diciamo. Decisamente. Piace la nostra community. Grazie Grazie ancora, mille per grazie a tutti. seguirci a queste ore tarde. E vediamo che combina Draghi a questo punto. Vediamo, tanto ci risentiremo nei prossimi giorni per commentare le prossime mosse. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao a Buonanotte. tutti.